tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Colta da malore dopo essere entrata in acqua per fare un bagno al mare, donna salvata da due angeli della spiaggia ai bagni Crida a Fano. Tornano a salire i contagi nelle Marche, altre 11 persone positive nelle ultime 24 ore. Incendio a Pesaro, a fuoco un capanno adiacente ad un'abitazione, tanta paura ma solo danni. Sequestrati al porto di Pesaro 200 kg di vongole di troppo, multa da 4.000 euro. Attenzione alle cubomeduse, una specie urticante avvistata in grande quantità sulla spiaggia di Torrette di Fano. Sanità, imprese e viabilità. Il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Guzzi, presenta l'agenda dei suoi impegni elettorali. È Florindo Piccini, attore dialettale fanese, il re dei barzellettieri di casa nostra. È lui infatti il vincitore dell'11ª edizione di Acre Papelle, che prossimamente trasmetteremo su Fano TV. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Bentrovati cari telespettatori di Fano TV. Una donna dunque entra in acqua dopo aver mangiato e accusa un malore. Salvata da due angeli custodi che si trovavano lì in spiaggia, ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Croce di Fano. Salvataggio straordinario ai bagni Crida a Gimarra di Fano questo primo pomeriggio intorno alle 14.15. Una donna di 50 anni si è sentita male dopo aver mangiato del pesce a pranzo mentre era in acqua a poca distanza dalla riva. A notarla, a pancia sotto, sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato immediatamente il bagnino della spiaggia. La situazione è apparsa subito grave in quanto la donna era già in arresto cardiaco. Per fortuna, a soccorrerla sono arrivati due angeli custodi della spiaggia che hanno subito messo in atto le manovre necessarie del caso. Tra questi, un medico in pensione dell'ospedale di Urbino che ha coordinato e aiutato i bagnini. Io sono stato chiamato da dei bagnanti vicino che c'era una signora che si sentiva male. E sono corso subito, la signora era già sotto massaggio cardiaco, il BLS si chiama, che stava facendo un soccorritore esperto come Maggi. Io ho solo dato il cambio nel massaggio cardiaco e poi la signora è stata intubata, aspirata e dal 118 che è arrivato immediatamente. Penso che la signora vada in rianimazione, speriamo bene. Nel frattempo è stata allertata la guardia costiera, il 118 e l'eliambulanza che è arrivata da Torrette di Ancona. I militari hanno continuato ad applicare l'ossigeno alla donna e l'hanno poi intubata. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i bagnini del salvamento della scuola Mare Dentro di Fano. È successo che purtroppo una signora era in stato di semiannegamento. Io ho visto partire i colleghi Gabriele e Matteo dei Bagni Crida. Mare Dentro abbiamo una scuola qui di fianco ai Bagni Crida. E ho visto partire loro e io non ci penso due volte, sono partito anch'io. Abbiamo recuperato questa signora dall'acqua e abbiamo subito iniziato le manovre di rianimazione. Ci hanno avvisato che c'era una signora che galleggiava e siamo andati a prenderla, abbiamo iniziato il massaggio cardiaco subito, appena usciti. Il battito però, c'è sempre stato, non è mai, perché mi ha attaccato anche il defibrillatore non ha mai scaricato. Non ha mai consigliato la scarica. Però quindi abbiamo subito immediatamente somministrato l'ossigeno con il pannolato espandibile, l'abbiamo intubata e poi è arrivata l'ambulanza e abbiamo subito somministrato ossigeno, però il battito non l'ha mai perso. E solo che un sacco d'acqua nei polmoni. Tantissima acqua nei polmoni. Poi è arrivato il servizio medico di emergenza 118. Abbiamo aspirato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare al momento e ci siamo riusciti. Speriamo che la signora ne possa beneficiare di questa situazione di emergenza. Comunque, grazie a Gabriele, grazie a Matteo che adesso sta compilando il verbale dell'incidente e grazie a quelli del 118, all'ambulanza e a tutte le persone che ci hanno dato una mano. Nel giro di alcuni minuti la situazione della donna è leggermente migliorata grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori ed è stata così trasferita all'ospedale Santa Croce di Fano, dove rimane tuttora in prognosi riservata.
L'eliambulanza infine è ripartita vuota per Torrette di Ancona. E sono tre i veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 9.30 in via Mattei a Fano di fronte all'ingresso dell'aeroporto. All'arrivo dei soccorsi le vetture si trovavano in tre zone diverse. La prima, un Opel Corsa, era posizionata al centro della carreggiata, la seconda una Fiat Panda era all'ingresso dell'aeroporto, mentre dalla parte opposta alla fine di strada San Michele è sopraggiunta una Suzuki. La dinamica in fase di accertamento sul posto per regolare il traffico, gli agenti della polizia locale insieme ai vigili del fuoco di Fano che hanno messo in sicurezza l'area. Dai primi rilievi sono state trovate macchie d'olio sull'asfalto. Due delle tre persone coinvolte sono state trasportate al Santa Croce per accertamenti, nessuno però versa in gravi condizioni. A Pesaro c'è stato un incendio in via Poerio, le fiamme hanno divorato due garage di un'abitazione privata. Possibile causa? Un cortocircuito elettrico. Francesco Salvago. Cinque mezzi e 10 unità dei vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti questa mattina in via Poerio per spegnere un incendio divampato all'interno di due garage privati situati in prossimità di un fabbricato della stessa proprietà. Il fatto è accaduto intorno alle 12.13 quando le fiamme sono uscite da un elettrodomestico posizionato all'interno di uno dei garage. La causa è riconducibile a un probabile cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno distrutto uno dei garage colpiti lasciando in intatto parte della copertura, mentre l'altro è stato gravemente danneggiato. I materiali all'interno sono andati distrutti. Le fiamme hanno causato danni attualmente ancora da quantificare di alcune strutture in muratura della proprietà confinante. L'incendio non ha riportato danni a persone. La squadra dei vigili del fuoco hanno impiegato circa 3 ore di lavoro. E adesso restiamo a Pesaro perché la Guardia Costiera ha sanzionato un peschereccio, una vongolare, che aveva pescato 200 kg di vongole di troppo. La Guardia Costiera di Pesaro questa mattina ha sequestrato 200 kg di vongole in porto. Il blitz è scattato questa mattina all'alba, dove i militari stavano monitorando da giorni l'attività di pesca delle vongole e l'attività investigativa aveva fatto emergere che il prodotto pescato era di gran lunga superiore a quello previsto dalle norme in materia. Ogni peschereccio intento alla pesca può sbarcare un quantitativo massimo di 40 sacchi per un peso di circa 400 kg, ma il limite questa volta non è stato rispettato e sono scattati il sequestro di 200 kg di vongole, delle due draghe idrauliche impiegate per la pesca ed elevati due verbali amministrativi di 2.000 euro ciascuno a carico di due motopesca. Le vongole sequestrate, una volta acquisito il parere tecnico del veterinario, verranno rigettate in mare. E torna a salire il numero dei contagi nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono 11 i tamponi positivi al coronavirus. 4 in provincia di Pesaro Urbino legati al focolaio di Monte Copiolo, una festa a cui avevano partecipato molte persone e che è sfociata con 70 persone in isolamento, di cui 5 positivi. Il nuovo aggiornamento di questi 11 casi ne comprende 4 in provincia di Macerata, 1 proveniente dall'estero, 1 con sintomi lievi individuato con tampone a domicilio e 2 con tampone propedeutico ad attività sanitaria. Poi un positivo in provincia di Fermo, già in isolamento, e 2 in provincia di Ascoli Piceno appartenenti ad un cluster familiare individuato per accesso a prestazioni sanitarie. Lo rende noto il GORES. I risultati dei tamponi di oggi, dice il presidente Ceriscioli, dimostrano che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia e che gli assembramenti causano livelli importanti di contagio, come sta avvenendo a Monte Copiolo. Oggi più che mai, conclude il presidente Ceriscioli, il contenimento della diffusione del virus fa capo alla responsabilità di ciascuno. Invasione di meduse ed elementi marini nelle acque di Metauriglia a Torrette, tra le specie riconosciute anche le cubomeduse, che sono esemplari molto urticanti.
Diverse le immagini e i video dei reporter di strada che mostrano gli avvistamenti di presunte meduse assembrate in mare lungo il tratto di Metauriglia e Torrette. Tra i bagnanti è subito allarme, complice il caldo nel mare che bagna l'Adriatico. Le meduse possono essere di diverse specie, rilasciano sostanze irritanti che provocano una reazione infiammatoria acuta caratterizzata da eritema, gonfiore, vescicole e bolle, accompagnata da bruciore e sensazioni di dolore. La presenza di questo fenomeno caratterizza l'estate anche da altri elementi marini di forma tipica della medusa. A destare preoccupazione la presunta cubo medusa detta anche Caribdee, esemplare molto piccolo, trasparente, con l'ombrello cubico che misura dai 4 ai 5 cm circa, dotata di 4 tentacoli lunghi, una decina di centimetri. Nuota in modo vigoroso e si sposta facilmente, come la pelagia, più comune nel Tirreno e Mediterraneo, tra le meduse più urticanti dei nostri mari. Sì, delle cubo meduse, delle cassiopee mediterranee come ogni anno. Quella che preoccupa di più è la cubo medusa dell'Adriatico, che è altamente urticante e lascia proprio dei segni estesi sulla cute. La presenza si è verificata più che altro sulla riva? No, vicino agli scogli, più che parte la zona dopo le boe bianche, che sono, diciamo, più presenti queste cubo meduse. I clienti vi hanno fatto delle domande più specifiche riguardo di queste meduse e anche della loro pericolosità? Sì, perché era il primo anno in cui si verificano l'avvicinamento di queste meduse, quindi i clienti sono un po' un attimo spaventati, ma noi li abbiamo subito rassicurati perché sono meduse comuni nell'Adriatico. La presenza di questi animali marini ha suscitato stupore tra i bagnanti della zona. Avete notato le meduse qui al mare? Beh, ci sono state l'altro ieri, ma piccole piccole, trasparenti, quindi, e non fanno niente, quelle non piccano, non fanno niente, quindi l'acqua è pulita, sinceramente è molto pulita. Quindi non le spaventa, diciamo, la presenza di queste? No, assolutamente no. Tante? Sì, stiamo camminando, praticamente ci sono un sacco di meduse morte. Mentre andando in acqua ogni tanto se ne vede una. Poi pensi sia morta, ti si avvicina e ti fa male. C'è timore di entrare in acqua? Un bel po'. Voi di dove siete? Di Roma. Quindi siete venuti la prima volta qui? Siamo qua da sempre. Le spaventano a lei queste specie? No, io per adesso no, perché non sono mai stato toccato, perciò non ci sono problemi. Chi non ha paura di entrare in acqua? No, per niente. Professore, ci vengono segnalati questi elementi, materiali marini, che cosa sono? Gli organismi che vivono in mare sono tantissimi ed è proprio il fascino del mare che uno trova sempre a secondo dei vari ambienti, degli animali diversi. Però in alcuni casi non è l'animale che uno vede, ma vede un risultato che è legato all'animale. In questo particolare, che dalla fotografia che mi avete mostrato è evidente, sono delle ovature, ossia ci sono i molluschi gasteropodi, in questo caso è un murice, o Bolinus brandaris, murice, da noi lo chiamiamo normalmente sgarosa, ragusa, ha dei nomi dialettali con i quali viene commercializzato, e questo murice, quando depone le uova, non le depone le uova una alla volta così, fa questa struttura di tante cellette che sembrano di colore biancastro, avorio, quasi di plastica sembrerebbero. Ma una attaccata all'altra, e fa degli ammassi che sembrano anche di 15 cm di diametro, alle volte anche più grossi. All'interno di ognuna di queste cellette depone un certo numero di uova. In questo caso queste strutture, dopo un po' che stanno in mare, evidentemente restano una parte lì, ma qualche volta le mareggiate le portano anche sulla costa. La gente che le vede, qualcuno le scambia per delle strutture di plastica, qualcuno dice è una specie di spugna. Ci sono tante interpretazioni, ma alle volte uno, diciamo, è un fascino proprio del mare, che c'è questa enorme varietà di situazioni che uno deve conoscere di volta in volta. E non sono pericolose? Assolutamente non sono pericolose. Nelle foto che ci hanno segnalato si possono delineare e definire che sono delle meduse? Cioè, quelle che sono un po' più fastidiose, che in genere arrivano però a più avanti nell'estate, quindi più altro fine agosto, settembre, sono quelle che chiamiamo le cubo meduse. Assomigliano a dei cubetti di ghiaccio e sono una forma proprio cubo, piccolina, totalmente trasparente, e c'ha quattro filamenti lunghi che vengono giù. Quelli sono quelli che danno più fastidio, perché quando il filamento prende è urticante, ossia attacca e dà fastidio, brucia. Ecco che uno non le vede perché sono trasparenti, sono piccole, quindi a un certo momento quelle danno più fastidio. Però la medusa, d'altra parte,
oltre che essere un organismo che vive normalmente in tutti i mari, in tutto il mondo ci sono, e queste meduse hanno delle caratteristiche, diciamo, di stagionalità, perché hanno in genere i cicli biologici non sono molto lunghi, sono 12-15 mesi, quindi in questo periodo le meduse nascono, si arrivano alla riproduzione e poi muoiono, su mare proprio in piena acqua, e queste sono trasportate e arrivano fino sulla costa. Quindi la gente in bagnante le può incontrare, ma fino a che sono quelle grosse le vede bene e le può schivare e non sono, diciamo, urticanti in genere. Professore, come ci si può prevenire dal contatto della medusa, che è una specie che troviamo nel nostro mare Adriatico? Quelle piccoline creano effettivamente dei problemi, quindi uno deve stare attento e quando ce ne sono, che se ne vede qualcuna, che ne può trovare tante altre, quindi deve aspettare. A fare il bagno qualche volta è un problema di orario, che la mattina non ci sono, poi arrivano nel pomeriggio con lo scirocchetto perché vengono con le acque di fuori. Sanità, imprese e viabilità sono questi alcuni temi sui quali si incentrerà la campagna elettorale di Stefano Guzzi, l'attuale sindaco di Colli al Metauro. Ha deciso infatti di candidarsi alle prossime regionali nella lista di Forza Italia. Simona Zonghetti. Secondo me noi viviamo una situazione generale. Abbiamo la peggior classe dirigente che potevano mettere in campo, presuntuosa, insufficiente e impreparata. Nelle Marche serve un governo migliore. Sono le affermazioni dell'ex sindaco di Fano e attuale primo cittadino di Colli al Metauro, Stefano Guzzi, che spiega le motivazioni che lo hanno portato ad accettare l'invito di Acquaroli a candidarsi per le prossime elezioni regionali. A Guzzi, che si definisce un riformista e un moderato, correrà con Forza Italia, il partito che ha aperto le porte anche ai non iscritti. Perché in passato no, quando me l'hanno chiesto, e oggi sì. Oggi c'è una situazione generale, economica, sociale, politica drammatica, legata in buon parte al Covid, ma anche a tematiche più generali, e abbiamo una classe politica complessivamente insufficiente, anche le più improbabili. Vediamo sardine, vediamo grillini, vediamo centri sociali per le piazze che inveiscono contro altri politici che vogliono andare lì a parlare. C'è un problema, insomma, di serietà, di rappresentatività, di persone che, stando coi piedi per terra, guardino effettivamente al bene della collettività. Con questo spirito, prosegue Guzzi, serve un cambiamento anche nella nostra regione. Porterò l'esperienza maturata come sindaco, conosco bene la nostra provincia, le imprese, le persone, e sarà per me una grande sfida. La regione Marche, per stessa ammissione di chi la sta governando, è stata governata male. Quando dico stessa ammissione, non hanno ricandidato il presidente uscente. Abbiamo la fortuna di avere un candidato presidente, Francesco Acquaroli, che io conosco da diversi anni e che è un'ottima persona. Lo ringrazio di avermi cercato, mi ha cercato personalmente. E questo mi ha, diciamo così, motivato nel voler dare un mio contributo. Contributo che sarà incentrato sulla sanità, turismo, viabilità, imprese e collaborazione tra costa e dentroterra. Prima di accettare la proposta, Aguzzi si è assicurato che il comune di Colli al Metauro non venisse lasciato in mano a un commissario. Infatti, nel caso venisse eletto, l'attuale giunta porterà avanti l'attività fino alle prossime elezioni, che verrebbero anticipate a metà 2021. Durante la conferenza stampa, il sindaco ha voluto anche sottolineare le gravi criticità del territorio. Basta vedere i nostri terremotati ancora nei camping al mare, bisogna vedere, e non certo per fare turismo, basta vedere la Fano Grosseto rimasta lì nei decenni e tuttora una mancanza di servizi, di collegamenti con l'entroterra, basta vedere la sanità come è stata ridotta in questa provincia con la chiusura di presidi preziosi e il non aver dato nessun servizio alternativo ai cittadini che oggi si trovano in grandissime difficoltà. Durante il periodo Covid i nostri medici di base non avevano neanche le mascherine per poter andare a visitare a casa i malati. A Colli al Metauro le abbiamo fornite noi come comune le mascherine. È il paradosso, è il fallimento di un'amministrazione. Aguzzi, che è anche un agricoltore, ritiene fondamentale puntare sull'accoglienza e promuovere l'enogastronomia con i prodotti tipici locali. Turismo, accoglienza, tutela del territorio. Se noi incentiviamo le persone a rimanere a vivere nelle nostre colline, nelle nostre entroterra, nelle nostre montagne, nelle nostre campagne, vuol dire mantenere vivo e sano quel territorio. Tutto ciò, ha detto il candidato consigliere, sarà possibile solo garantendo filiere adatte, incentivi e servizi sul territorio, a partire da quelli sanitari e di viabilità. Questo benedetto casello Fano Nord, che collegherebbe la nostra interquartieri all'interquartieri di peso, tranne il casello che loro realizzeranno a Santa Veneranda. È una
automatica circonvalazione, un automatico collegamento tra Fano e Pesaro. Quando ero sindaco a Fano l'avevo proposto insieme a tutte le opere accessorie che sono state poi realizzate e aperte anche da non molto tempo, e questo invece era stato bocciato dalla sovrintendenza. Io credo che un'azione comune della Regione Marche e del Ministero possa superare anche questa difficoltà con la sovrintendenza e realizzare un casellino con poca spesa, evitando di deturpare un territorio con un'eventuale improbabile nuova strada che costeggi l'autostrada. L'autostrada c'è già, un casello Fano Nord unito al casello Pesaro Sud sarebbe un'ottima alternativa per arrivare a Pesaro da Fano e viceversa. Sono iniziati nella giornata di ieri i lavori di asfaltatura delle strade nella zona di San Cesareo a Fano, un intervento richiesto e atteso da molto tempo sia dagli automobilisti che dai residenti. L'amministrazione comunale di Fano fa sapere che fino al termine dei lavori l'accesso sarà consentito solo ai residenti. L'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato la proposta di legge di Federico Talè per rendere accessibili ai disabili i parchi nazionali e regionali, nonché le riserve naturali delle Marche. Soddisfatto del voto unanime espresso in aula, dichiara il consigliere di Italia Viva, un provvedimento importante che si colloca in una logica di inclusione e integrazione. E adesso parliamo della questione sicurezza a Metauriglia di Fano, un quartiere nella zona sud, un quartiere che si affaccia su una importante strada, una grande arteria stradale, ovvero la statale Adriatica. E ce ne siamo occupati già da diverso tempo, ci siamo occupati della sicurezza, gli abitanti e residenti di quella zona chiedono all'amministrazione di intervenire in qualche modo. Adesso vi facciamo ascoltare la dichiarazione del sindaco di Fano, Massimo Seri, su quell'area. Nei giorni scorsi mi sono incontrato con il comitato di Fano Sud, il quale sta ponendo una questione importante, condivisa, fra l'altro nulla di nuovo fondamentalmente perché è un tema di cui si parla da tanti anni. Per quello che ci riguarda, intanto vorrei sottolineare un primo aspetto. Noi stiamo lavorando sul piano regolatore e per la prima volta in un piano regolatore tutta la parte di Fano Sud avrà una vocazione turistica, con tutto quello che ne consegue. Questo è un aspetto che voglio sottolineare perché è fondamentale. C'è il tema della sicurezza della statale. Il tema della sicurezza ovviamente non si risolve con nuove alternative che non andrebbero a ridurre notevolmente il traffico, ovviamente migliorano la qualità e i servizi viari, ma il tema della sicurezza sulla statale rimarrebbe. Quella si risolve solo con uno strumento, con degli interventi che possono essere soltanto due rotatorie e il restringimento della carreggiata. C'è il tema della ciclabile, che diventa uno strumento fondamentale per mettere in sicurezza pedoni e ciclabili, e su questo inizieremo subito la progettazione per quello che riguarda la parte di Metauriglia, che poi è la prosecuzione anche della ciclovia Adriatica che sta all'interno del progetto più complessivo. Ci siamo presi l'onere, io ho già parlato già da giorni con il sindaco di Mondolfo, con il sindaco di San Costanzo, per fare da subito, quindi entro l'anno, dell'analisi di fattibilità su non un solo percorso, su più ipotesi che possono essere analizzate della parte di Fano Sud, che vedono il collegamento della nuova rotatoria realizzata. Non dimentichiamo che abbiamo inaugurato da poco una bretella che è un servizio molto importante che ha migliorato molto la viabilità in quella zona, che si possa ricongiungere con Marotta, con il comune di Mondolfo. Però lì possono esserci più ipotesi e le cose non si fanno per sentito dire, ma bisogna avere elementi tecnici. Come abbiamo fatto per la parte a nord, lo vogliamo fare anche per la parte a sud, e quindi metteremo delle risorse. Ho già parlato col sindaco di Mondolfo, al quale ho chiesto di copartecipare in questa analisi di fattibilità, e poi insieme valuteremo con elementi tecnici quale sarà la strada migliore da seguire. Si è insediato qualche giorno fa il nuovo consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Eletto vicepresidente Tonino Giardini, che a sua volta ha eletto 4 membri del consiglio di amministrazione per il quadriennio 2020-2024.
tra cui l'avvocato Maria Francesca Mariani, il dottor Claudio Giardini e il dottor Francesco Mei. Il Presidente ha ringraziato la vice Laura Bricca al termine del suo secondo mandato e dunque non più rieleggibile a termini di statuto. E adesso parliamo di una serata che ha ottenuto come ogni anno un grande successo di pubblico ed è la serata dedicata alle barzellette, a Crepapelle. L'evento è stato realizzato domenica scorsa, c'eravamo anche noi, l'abbiamo registrato, nei prossimi giorni in seconda serata vi faremo vedere tutto l'integrale, intanto godetevi queste poche battute, queste barzellette che abbiamo selezionato per voi in chiusura di telegiornale. Per l'undicesimo anno consecutivo la cooperativa Tre Ponti di Fano ha organizzato il concorso di barzellette a Crepapelle. Allora un maresciallo telefona a casa una signora, dice scusi, la signora Mandolini? Dice sì, si guardi che durante il temporale è caduto un fulmine, ha preso in pieno suo marito, purtroppo è morto. E la signora, oh madonna, dice ma che fa, piove, c'è pane steso la terrazza. L'evento, che quest'anno è stato rivisitato per le norme vigenti del coronavirus, è stato presentato dai comici del San Costanzo Show e con la partecipazione straordinaria di Bicio, il barzellettiere della Sei L'Ultima, in onda questi giorni su Canale 5 il sabato sera. Coppia di fidanzatini con il SUV prendono una stradina di campagna e si fermano vicino una casa. Mi fa ragazzo, ma la ragazza, vuole fare un mormati? Dai, è facile, se vuoi qualcuno conferma. E guarda, c'è sotto la macchina. Se arriva qualcuno dice che metteva a posto la macchina. Dai, va bene, ci sto. Tutti e due nudi sotto la macchina cominciano a fare l'amore. Dopo 5 minuti arriva il contadino. Giovanotto, sa sta facendo, Mati? Guardi, sto riparando la frizione. Se arriva a me che mette a posto i freni, la macchina arriva a casa mia. 9 i concorrenti partecipanti provenienti da Fano e dalle città limitrofe che si sono sfidati nella suggestiva arena BCC. Se vuoi farmacia, mi fa il farmacista, ha detto messo 10 scatole di preservativi da 20. Il farmacista un po', ormai un sciocchetto, però queste scatole, tac, 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 una bella mucchia. Mi fa volare anche un sacchetto, mi fa no, de faccia ed è tanto brutta. A vincere quest'anno è stato Florindo Piccini, che ha avuto il punteggio più alto dai componenti della giuria, formata da giornalisti, politici e sponsor. Allora ci sono due ragazzi che si incontrano, gli fa, lo sai, è morto il nonno? È morto il nonno. Da 3 anni, pure ti ci ha fatto una bella vita, 103 anni, e pure che vita faceva. Lui si fumava 3 sigari da vana al giorno. 2 volte alla settimana crostacei e caviale, 2 volte alla settimana la tagliata, ma mica da netto, da 2 chili l'una. E poi il nonnino, fine settimana, dugivas alla sua donzelletta, ti va a fare girezza alla donzelletta, di spuretto, gli ha preso un infarto, ha detto no, babbo, gli ha sparetto, ma c'è la bella mandata a preria. Ad esibirsi sul palco anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. Allora c'è un sindaco non di Fano, qui vicino, che ha appena finito un lavoro, deve trasferire dei mobili e l'arredo da un immobile all'altro. Fa una procedura veloce e chiede 3 preventivi, ad una ditta cinese, ad una ditta rumena e una ditta italiana. Vede la prima ditta, furgoncini cinesi, 5.000 euro, 3.000 euro noleggio mezzi, 1.000 euro di tasse, e 1.000 euro il facchinaggio. La seconda preventivo, la ditta romena, 10.000 euro, 7.000 euro per il noleggio, 2.000 per il trasporto e 1.000 di tasse. Arriva Robertino, trasporta tutto, l'italiano, 15.000 euro. C'è una differenza. Allora il sindaco cosa fa? Prova a chiamare direttamente questa ditta e dice ma buongiorno, Robertino, trasporta tutto, sì sì, sono io. Ma mi spiega come mai questo preventivo è così alto? Dice, semplicissimo, 5.000 sono per lei, sindaco, 5.000 è l'onorario per me e 5.000 per la ditta cinese che ci fa il lavoro. Ma gli appuntamenti con le risate non finiscono qui. Domenica 2 agosto, alle ore 21.30, saliranno sul palco dell'Arena BCC Bicio e Boni, 2 barzellettieri che animeranno la serata con il loro Era mei quan giva peggio. Era meglio quando andava peggio. Luisa, sai com'è successo il venerdì santo? Ho mandato
mi mariggio l'ort per fare il fricò, arcoia una zucchina, una mlasena, un pondori, ha preso un colpo, ma secma lì. E te cui fai? E se pisai pisei. Bene, e con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Vi ricordo che a Crepapelle andrà in onda lunedì 3 agosto dopo il telegiornale delle 22.30, quindi intorno alle 23. Noi invece ci vediamo domani mattina alle 7 puntuali con la rassegna stampa per leggere i giornali e le notizie più importanti del giorno. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.